presenta il progetto Una Vela per Tutti. Rocco De Vito Francesco, nella sala consiliare del Comune, ha presentato insieme all'associazione ANFAS questa iniziativa. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto di inclusione, grazie ai ragazzi dell'ANFAS, alla presidenza dell'ANFAS e alle loro famiglie. Abbiamo coinvolto 6 ragazzi che verranno con noi, si sono allenati in questo periodo in barca, e, con l'obiettivo di appunto iscriversi e partecipare alla Barcolana, la regata più grande del mondo. Quindi il 9 ottobre saremo nelle acque di Trieste per disputare questa fantastica regata insieme a 1500-1800 imbarcazioni. 5 i ragazzi, 2 volontari, ma è vero che poi approderete al porto di Marina Sveva? Assolutamente sì, il nostro porto appunto è quello di Marina Sveva, da lì partiremo e da lì rientreremo probabilmente nella giornata di martedì pomeriggio. E questo è stato reso possibile grazie al finanziamento di un'associazione che si chiama Futura Orizzonti Onlus. Orizzonti è un'associazione appunto Onlus, Orizzonti Futuri, che ha appunto sponsorizzato e finanziato questo fantastico progetto che ci ha permesso appunto di realizzare tutto questo. Rocco, ma ti diverti più tu o i ragazzi? Guarda, è diventata una squadra fortissimi, ci divertiamo tutti quanti insieme e a bordo veramente c'è una familiarità e un ambiente veramente piacevole. Sì, perché loro hanno fatto anche già un allenamento. Assolutamente sì, loro erano, diciamo, non conoscevano il mondo della vela, noi li abbiamo introdotti in questo nuovo mondo e con noi hanno fatto diverse uscite appunto per poter partecipare, manovrare e stare al comando di questa imbarcazione di 16 metri. Certo, non è facile, sono stati bravi? Sono stati bravissimi. Attenti e con una fortissima determinazione. Posso dire già oggi che sabato saremo ospiti dell'Amerigo Vespucci. Paola Mucciconi, presidente ANFAS, parte il progetto Una Vela per Tutti, una nuova iniziativa tra divertimento, ma si imparano anche tante cose. Sì, i ragazzi in questi giorni hanno fatto allenamento sulla barca a vela, anche con tempo non eccellente. Quindi hanno imparato anche i termini giusti della vela, cosa fare per virare e come strutturare il tutto. Addirittura c'è stato Manuel che ha fatto pure i disegni mettendo i nomi alle varie parti della barca. È veramente una cosa entusiasmante, è bello sapere che se si crede in loro, loro rispondono. Luana Chiariello, l'associazione Futuri Orizzonti Onlus di Roma, ha reso possibile il sogno, lei ha detto durante la conferenza stampa, di questi ragazzi. Siete molto attenti alle loro esigenze. Sì, siamo molto attenti alle esigenze di tutte le persone disagiate e, che praticamente vorrebbero realizzare appunto dei sogni e attraverso dei finanziamenti che noi diamo, attraverso appunto la raccolta del 5 per 1000 riusciamo appunto a realizzare anche questi sogni. Operiamo a carattere nazionale, la Orizzonti Futuri ha finanziato una serie di progetti e tra cui appunto questo, che è il più ambizioso, devo dire, perché quando ci è stato proposto è stato accettato con entusiasmo dalla Orizzonti Futuri di portare questi ragazzi, questi simpatici amici dell'ANFAS, alla Barcolana, che è un evento internazionale, quindi saranno accesi i riflettori su di loro e così abbiamo realizzato il sogno di questi ragazzi e anche il sogno delle loro famiglie sicuramente. Papà Nicola, Manuel parte per la Barcolana, una bellissima esperienza, come l'avete vissuta in famiglia? Molto bene, anzi non mi aspettavo mai che potesse succedere una cosa del genere per Manuel. Ho visto che sulla barca si è impegnato, ho visto le foto, i video che hanno fatto, stupendo. Manuel è stato bravissimo assieme a tutti gli altri ragazzi che parte con lui. Speriamo che questa esperienza a Manuel gli dia molto e che si impegna sempre di più per riuscire a fare le cose che lui desidera. Spesso durante le attività dell'ANFAS voi genitori dite non ci lasciate da soli, con l'ANFAS vi sentite più a casa, vi sentite più? Certo, molto, perché Manuel sta migliorando alla grande, si impegna di più, è diventato molto più calmo e ascolta di più. In bocca al lupo, Manuel. Grazie mille.